Oggi, ciao ragazze, ciao divaniste, benvenute. Oggi giriamo un video fisse del periodo. In fissa con un prodotto, devo dire. Questa è la fissa, è il periodo dei patch, cioè i patch che si comprano per motivi estetici, estetici e non solo. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo, sono tutti dei patch che ho comprato su AliExpress. Il primo è Wonder Patch Abdomen Treatment, eccolo qua, lo vedete bene? Ecco, questo è un cerotto, un patch che si applica sulla panza, sul pancione, infatti ha il buco per l'ombelico, è molto grosso, si applica sull'addome. E praticamente è scritto tutto in coreano, ovviamente, quindi non si capisce una favuzza di niente, ma dovrebbe contenere dei principi attivi che vanno direttamente a lavorare sul pannicolo, sul materasso adiposo che c'è sul mio addome. Allora, una volta ero abbastanza scettica sulla cosa dei cerotti. In realtà, essendo infermiera, ultimamente anche la medicina si è molto spostata sui cerotti transdermici come farmaco, per cui cioè, è assodato e riconosciuto che attraverso la pelle gli ingredienti contenuti nel cerotto passano e passano direttamente nel sangue. Quindi la pelle è effettivamente un, diciamo, un tessuto che veicola questi agenti. Ci sono i cerotti di nitroglicerina, ci sono i cerotti di morfina, insomma i cerotti vengono utilizzati moltissimo e stanno prendendo sempre più piede contro le vecchie compresse e le fiale intramuscolo, molto bene. E quindi ho detto, se funzionano quei cerotti lì, avranno anche un minimo di funzione questi patch, e quindi mi è partita la fissa per i patch. Questo appunto è quello per l'addome. Dice che bisogna metterlo su, ve lo faccio vedere, questo qua. Sono praticamente confezionati ognuno singolarmente nel suo sacchetto. Ecco qua, qua ce ne sono due. Allora, arrivano nel sacchetto così. Ecco qua, questo è, insomma, vediamo che già è abbastanza grosso, quindi copre molto bene la pancia. Soprattutto la parte sotto della panzetta è diviso in tre parti, c'è la pellicola che si toglie ed è adesivo, si lascia in sede 8 ore e poi si rimuove. Devo dire che ha una colla tra virgolette molto molto efficace, perché tu lo metti bello messo senza grinze, lo metti sulla pelle e lì sta. Ho provato a metterlo di notte, la sera, prima di andare a dormire, quindi io di notte, che sono una biscia che si rotola sempre nel letto, non si è spostato, non si sono alzati i bordi, niente, come l'ho messo così l'ho trovato. Ho provato a metterlo di giorno e anche lì, facendo le attività giornaliere, non si è spostato per niente. Non lo senti, perché appena lo metti sì lo senti, perché è comunque una cosa adesa all'addome, lo senti, ma poi man mano te ne dimentichi. A tal punto te le dimentichi che io una sera mi sono infilata sotto la doccia, e quando sono entrata in doccia, che avevo già aperto l'acqua, mi sono guardata, avevo il cerotto. E niente, con tutta la doccia è rimasto lì e non si è tolto. Però devo anche dire che non è che quando poi lo togli ti stacchi la pelle, è una colla fantastica perché si rimuove efficacemente senza strapparti la pelle, però sta lì dove deve stare, quindi ottimo. Questo cosa contiene al suo interno adesso non lo so. Salicornia erbacea, catechin, solforicoside e un'altra cosa, aspettate che c'è l'etichetta sopra, non si toglie, ci hanno messo proprio l'etichetta sopra, l'unica cosa scritta
capsaicin e caffeina. Insomma, l'unica cosa che riesco a capire è la caffeina. Capsaicin non so se è qualcosa tipo il i peperoncini, non so. Comunque, non fa nessuna reazione. Appena lo metti, le senti proprio leggermente caldo, ma una roba molto, molto mite. E dice appunto che queste confezioni vengono vendute o da 5 pezzi o da 10 pezzi. Questa era da 5 perché io l'ho presa per provarla. Ce ne sono ancora 2, 3 li ho già messi. Da utilizzare appunto 8 ore e poi devi lasciar passare 48 ore, mi sembra, da un'applicazione all'altra. Per cui un giorno sì, un giorno no. Funzionano? Non lo so. Non lo so perché penso che di questi ne dovrei applicare 100 per riuscire a vedere qualche effetto. Ne ho messi solo 3, ovvio che non vedo differenze. Però l'idea mi piace, è una di quelle... di quelle idee per pigre come me che non vogliono fare a ginnastica e si rivolgono a queste cose che me ne frega, io ci provo come tutte le creme anticellulite che mettiamo pur sapendo che valgono poco, che insomma che non hanno questo effetto incredibile, però noi le mettiamo e anche questo patch funziona così. Poi secondo patch, seconda fissa, sempre a proposito di patch, ho comprato dei patch disintossicanti, sì, disintossicanti, diciamo così. Allora ve li faccio vedere. Questi si applicano sotto la pianta dei piedi. Praticamente si applicano sotto la pianta dei piedi la sera prima di andare a dormire. Questi, allora, ci sono qua le bustine in cui sono contenuti, ve ne apro una per farvi vedere. Ecco, sono così. Qui è come se ci fosse, sapete, una bustina da tè, e qua invece così. Allora, si applica sul piede, sulla pianta del piede, in questo modo, e poi si applica questo che è il cerotto, così, in modo che rimanga fermo sulla pianta del piede tutta la notte. Allora, già aprendolo ha un odore molto erbaceo, di erbe, di tisana, sapete la tisana alle erbe? Ecco, questo infatti contiene, dovrebbe contenere delle erbe, per cui attirano tutte le scorie e agisce anche un po' da drenaggio delle scorie, questo dovrebbe essere disintossicante perché dovrebbe attirare tutte le scorie che si trovano praticamente dalla pianta del piede. Allora, di questi io ne ho applicati solo una volta. E vi posso dire che, allora, li ho messi la sera, ho messo il suo cerotto e sono rimasti anche qui fermi sul posto. Poi dice che la mattina quando li togli dovrebbero essere intrisi di liquido perché hanno tirato via tutto quello che c'era da tirar via da sotto la pianta al piede. Sapete che il piede ha, diciamo che... dalla pianta del piede ci sono tanti punti anche per quanto riguarda la riflessologia eccetera, ma appunto qua si parla soprattutto di drenaggio di scorie. Ora, se non vi schifate, io vi faccio vedere come sono quelle che ho tolto al mattino. Al mattino si tolgono e praticamente dice che dovrebbero aver tolto tutte le scorie e man mano che le si usa ci dovrebbero essere sempre meno scorie. Potrebbero anche risultare maleodoranti proprio perché tirano fuori questi liquidi schifosi. Allora, io, i miei non sono maleodoranti, anche perché i miei piedi non puzzano, non sudano, anzi sono due panetti di ghiaccio, e quindi questo è quello che ho trovato al mattino, ecco qua. Uno ne ha di più, uno ne ha di meno, anche in posizioni diverse, devo dire. Sono diventati duri, mentre là sono morbidi, vi dicevo, come una bustina di tisana, sono diventati duri
evidentemente perché l'umidità fa condensare la roba che c'è dentro. Non sono assolutamente maleodoranti, però non si sono colorati tutti. Io ho visto che nelle foto dove li facevano vedere erano anche tutti neri, quindi evidentemente ho poche scorie, perché io il veleno lo tiro fuori, ragazzi, non trattengo. E quindi c'era poca roba, però duri. Poi dopo ti devi lavare i piedi perché comunque questa roba nera ti macchia la pianta del piede, quindi di farti il pediluvio al mattino. Anche questo ce n'è una serie, ne ho usato solo una volta e niente, stasera riproveremo e vedremo. E per ultimo un altro patch che però ho dato da testare a mia figlia e alla ragazza di mio figlio, e quindi aspetto le loro review. Praticamente cosa sono? Sono dei cerotti. Qua, se volete leggere, ecco qui, anche qua, no, vi lascio leggere, no. Di queste cose la cosa bella è che meno male che c'è internet, quindi risali a dove sei andata a comprarlo, in cui c'è una minima spiegazione in italiano, perché altrimenti qua non si capirebbe niente. Cosa sono questi? Questi sono dei patch da applicare per i dolori mestruali, cosa molto frequente nelle ragazze. Io ormai ho una certa, quindi non ho i dolori, io ho più nervosismo, mal di testa, quello sì, e dolore alle gambe, però proprio il dolore, sapete, quello dei crampi qua a livello pelvico o sulla schiena che si aveva da ragazza quando l'utero faceva quelle sue belle contrazioni potenti, quelle non ce l'ho più, e quindi l'ho voluto dare a loro, anche perché piuttosto ho detto, magari se funzionano, piuttosto che imbottirsi del medicinale da banco per farti passare il dolore, magari questo può anche essere solo un semplice aiuto. Diceva che praticamente si applica, è proprio un cerottino, si applica a livello pelvico, proprio lì a livello dell'utero, dell'ovaia, se ne mette uno e si lascia lì per 8 ore. Dovrebbe rilasciare anche questo un calore, e che dovrebbe aiutare, aiutare contro gli spasmi uterini. E questo mi diranno se ha dato sollievo oppure no, però mi sembrava una idea carina e l'ho preso. Poi qui mi hanno dato un campione, eccolo qua. Che cos'è? Dovrebbe essere una specie di cerottino da applicare qui in questa zona sotto l'orecchio per il mal d'auto, il mal di mare, travel sickness, per una nausea da viaggio. C'è stato un periodo in cui pativo di più da ragazzina. Questo dice che vale per 72 ore, per cui potete andare, cioè andare fino in Australia con un solo di questi. Non so se basta uno, ah no, ci sono due patches, quindi penso che bisognerà metterli entrambi. Vediamo un po' cosa dice. Tutto in inglese, ovviamente. Attaccarlo 10 minuti prima del viaggio, gli effetti rimarranno da 1 a 3 giorni. Molto bene. Contro la nausea, il vomito, l'anoressia, vabbè, e altri sintomi da nausea, appunto da nave, aereo, macchine, treni e all the other means of transport. Ok, e boh, anche questo è da provare, magari sui bambini, magari su di noi, vediamo, questo me l'hanno inviato in omaggio per provarlo. Quindi niente, queste sono le fisse del periodo, fisse di cerotti. Non lo so, io una certa validità secondo me ce l'hanno, proprio per il discorso che vi ho fatto prima. Sicuramente bisogna avere la costanza di metterli, sapete che costanza è una cosa che non va d'accordo con Marisa, però una volta ogni tanto quando mi ricordo, trac, metto lì il cerotto. E vediamo, anche a livello dei piedi è carino, insomma, hai questa sensazione proprio che asciughi via, che porti via tutte le scorie dal tuo organismo, ed è piacevole anche solo come idea. Poi sicuramente qualcosa faranno, eh.
E basta, adesso scrivetemi le vostre fisse del periodo, perché io voglio sapere le vostre, perché c'è un periodo in cui uno va in fissa per qualcosa. Scrivetemi le vostre che magari io prendo spunto e vediamo se può interessare anche a me. Allora, vi saluto, mi raccomando iscrivetevi sempre al mio canale e ci vediamo prossimamente. Ciao! Ciao ragazze, come state? Tutto bene? Io sì, benissimo, devo dire benissimo, tranne il caldo, ma è estate, quindi ci sta molto bene. Se sentite il rumore di sottofondo è il ventilatore, perché ho chiuso tutte le finestre per non far sentire quello che dico ai miei vicini di casa, quindi sono tappata in casa e quindi devo assolutamente accendere il ventilatore, perché altrimenti, come nell'ultimo video, mi fondo. Allora, fisse del periodo. Sono andata in fissa con un prodotto, devo dire. Questa è la fissa, è il periodo dei patch, cioè i patch che si comprano per motivi estetici, estetici e non solo. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo. Sono tutti dei patch che ho comprato su AliExpress. Il primo è Wonder Patch Abdomen Treatment, eccolo qua. Lo vedete bene? Ecco, questo è un cerotto, un patch che si applica sulla panza, sul pancione. Infatti ha il buco per l'ombelico, è molto grosso, si applica sull'addome e praticamente è scritto tutto in coreano, ovviamente, quindi non si capisce una favuzza di niente, ma dovrebbe contenere dei principi attivi che vanno direttamente a lavorare sul pannicolo, sul materasso adiposo che c'è sul mio addome. Allora, una volta ero abbastanza scettica sulla cosa dei cerotti. In realtà, essendo infermiera, ultimamente anche la medicina si è molto spostata sui cerotti transdermici come farmaco, per cui cioè, è assodato e riconosciuto che attraverso la pelle gli ingredienti contenuti nel cerotto passano e passano direttamente nel sangue. Quindi la pelle è effettivamente un tessuto che veicola questi agenti. Ci sono i cerotti di nitroglicerina, ci sono i cerotti di morfina, insomma i cerotti vengono utilizzati moltissimo e stanno prendendo sempre più piede contro le vecchie compresse e le fiale intramuscolo, molto bene. E quindi ho detto, se funzionano quei cerotti lì, avranno anche un minimo di funzione questi patch, e quindi mi è partita la fissa per i patch. Questo appunto è quello per l'addome. Dice che bisogna metterlo su, ve lo faccio vedere, questo qua. Sono praticamente confezionati ognuno singolarmente nel suo sacchetto. Ecco qua, qua ce ne due. Allora, arrivano nel sacchetto così. Ecco qua, questo è, insomma, vediamo che già è abbastanza grosso, quindi copre molto bene la pancia. Soprattutto la parte sotto della panzetta è diviso in tre parti, c'è la pellicola che si toglie ed è adesivo, si lascia in sede 8 ore e poi si rimuove. Devo dire che ha una colla tra virgolette molto molto efficace, perché tu lo metti bello messo senza grinze, lo metti sulla pelle e lì sta. Ho provato a metterlo di notte, la sera, prima di andare a dormire, quindi io di notte, che sono una biscia che si rotola sempre nel letto, non si è spostato, non si sono alzati i bordi, niente. Come l'ho messo, così l'ho trovato. Ho provato a metterlo di giorno e anche lì, facendo le attività giornaliere, non si è spostato per niente. Non lo senti, perché appena lo metti, sì, lo senti, perché è comunque una cosa adesa all'addome, lo senti, ma poi man mano te ne dimentichi. A tal punto te le dimentichi che io una sera mi sono infilata sotto la doccia e quando sono entrata in doccia, che avevo già aperto l'acqua, mi sono guardata e avevo il cerotto. E niente, con tutta la doccia è rimasto lì e non si è tolto. Però devo anche dire che non è che quando poi lo togli ti stacchi la pelle. È una colla fantastica, perché si rimuove efficacemente senza strappare